Ciao ragazzi e benvenuti nuovamente sul canale di Noob Warrior. Oggi, Come potrete vedere, cominceremo un nuovo gioco. Vi ricorda qualcosa questa ambientazione? Metro. C'è anche una M. Cioè, voglio dire. Bene, ho deciso di continuare la storia di Artyom perché ho il gioco su Steam, quindi ho detto perché non continuarlo. Giocheremo a Metro Last Light. E non alla Redux perché direte, minchia, questo è un barbone. No, semplicemente ho già questo gioco, non vedo perché dovrei comprare la Redux quando ho già questo, che poi alla fine è la stessa cosa. Dunque, andiamo a iniziare. Come sempre, giocheremo a difficile. Non posso più acquistare la modalità Ranger perché su Steam, essendo uscito il Redux, Metro Last Light non ha più una pagina del negozio, quindi per la modalità Ranger mi posso fottere. Grazie a tutti ragazzi di Steam. Quindi modalità originale. Originale, difficile. I salvataggi precedenti non me ne frega un cazzo, perché in effetti avevo già registrato un'ora, però ovviamente me l'ha registrato in un formato tipo 16 in onima in 4 terzi. Non ci ho capito un cazzo. Comunque, metto una gamma abbastanza alta perché con lo schermo che ho e la luce che ho qua dietro non posso fare altrimenti, altrimenti non vedrò veramente un cazzo. i Iniziamo. cetri arrivarono molto tempo dopo. Venivano dai giardini. I cetri, enormi, molto più alti di qualsiasi essere umano, creature da incubo. Inquietanti come un uomo trasformato nel suo opposto. Mostri nati per distruggerci. Si diceva che fossero incredibilmente forti e votati al male. Che con le loro zampe potessero fare a pezzi un uomo armato. Erano Ci tutte siamo. bugie. Ma la verità era perfino peggiore. Perfetto. Siamo a posto. Cominciamo. La prima parte girerà male. Una volta vivevo qui vicino. Ve lo dico già. Prima della guerra, intendo. Lassù, ero sul treno quando è successo. Ho provato a chiamare la mia famiglia, ma non ci sono riuscito. Cosa? Cosa è Finalmente imbracciamo un successo? fucile. Merda! Gira anche bene stavolta, come mai? Bah, ho registrato che girava di merda l'altro giorno. Merda! Merda! Che sta succedendo? Non lo so, ditemelo voi. Posso sparare? Uè, uè! Faccia di merda! E i tetri non erano morti tutti. Dove sono finiti gli altri? Tetra di merda! Sei ancora vivo? Ammazzalo, ammazzo! Dai giù. Tranquillo, non è successo niente, eh? E qui adesso me ne andrei, forse, perché c'è qualcosa che non va. Direi che iniziamo bene. Svegliati, Artyom. Sono io, Khan. Yokan? Non male, Grande. eh? Non c'è da stupirsi dopo tutto quello che è passato. Senti, ho delle notizie incredibili. Un paio di giorni fa ero alla rovina dell'alveare dei tetri e ne ho visto uno ancora vivo. Sono venuto subito a cercarti, Si visto può. che sei tu quello che avevano cercato di contattare prima che gli lanciassi addosso il missile. C'è uno. Khan, come diavolo sei arrivato qui? Vattene subito! Sì, Ullman, solo un momento. Ah, Se Ullman. uno dei tetri è sopravvissuto, è fondamentale che cerchi di parlargli, Artyom. Ah. So che, come membro dell'ordine, devi ubbidire a Miller, ma bisogna convincerlo ad autorizzare questa missione. Khan, ti ho detto di andartene. Questa base è segreta. Non dovresti nemmeno essere qui. Ti accompagno dal colonnello Miller. Seguimi, Artyom.
Adesso arrivo, prendo le Prepara mie il viaggio. cose. Ti aspetto all'uscita. Muoviti, Va bene. trombone. Sì, trombone. Sai, conoscevo un fumatore. Passò l'ultimo anno della sua vita a mangiare, bere e respirare attraverso un buchino nella gola. Perché i frame rate qua si sprecano, ragazzi. Io non so perché deve girare così qua. C'è Ormai è parecchio che abbiamo troppa abbandonato gente. questo Guardate posto. come va di merda! Usciamo subito di qua, È un posto strano questo eh. Ehi, in posto. gamba, ragazzo! Hey, Artyom. Ehi, Artyom è ciao. tra quelli che hanno scoperto il Sì, D6 e sono non io, ha più sono io. l'istintivo da reggersi Si nuda. illudono Sul pure gli altri della nave. mio Bagno. arrivo, missione all'esterno. Io ho dovuto No, no, fare un togliete passo ste mosche di indietro qua. prima che mi accedesse Schifo. subito. È successo al Ma cuore di Locke. ancora ci per Guardia terra di quelle Locke. tue reclute. Pensavo fosse ancora in ospedale dall'attacco alla grande biblioteca. Sembra un epilettico. Ciao Artyom. Benvenuto all'armeria. So che sei diventato un ranger e dovremmo bere qualcosa per festeggiare. Prima di tutto, però, equipaggiamoti a dovere. Bravo. Andiamo con ordine, ti servirà una maschera antigas. Maschera Puoi antigas. mettere piede in superficie senza maschera antigas. Sono passati 20 anni, ma le radiazioni in alcuni posti fanno ancora bollire l'acqua. Ci sono punti caldi anche giù nella mente. Ci credo. Non dimenticarti i filtri per la maschera. Certo, è molto bella anche senza, ma credimi, i filtri fanno molto bene alla tua salute. Prendiamoli. E ora i medikit. Beh, che dire, è tutto quello che ti serve per sopravvivere in una bellissima custodia arancione. Sottilette grandi, sono sempre Eccola la paga loro. mensile anticipata. Ricorda, la tua paga e i proiettili di grado militare. Puoi spararli Avete normalmente e visto? infliggere qualche danno in più, Ha fatto ma la finta di scelta più saggia è scambiarli con armi o mettermi un difendere affare con di missili proiettili. normali ed Se l'ha equipaggiati solo dai ripreso. mercanti in giro per la E metro. me ne ha rimesso un altro. Sei molto, molto furbo te. Va bene, dai, selezioniamo un'arma. Tieni premuto per aprire sti cazzi, va bene. LB per E ora l'equipaggio. passiamo alle cose divertenti. Vediamo di trovarti un'arma. Prendi quelle che vuoi e Ecco. provale al mio poligono. Allora. I ranger solitamente portano con sé fino a 3 armi, Tre armi. Artyom. La scelta è la migliore. Personalizzo. Non lamentatevi dei Non sto a personalizzare un cazzo perché. verdetti. Anzi, Via. personalizziamo, magari serve a qualcosa. Siamo ora fuori di qui. Ok, Puntare. poi. La bastarda, no? Il Ah, Kalashnikov. ottima scelta. Il Kalash è la base dell'arsenale di un re. Ok. E poi prendiamo il I devastatore medikit perché. sono ottimi per il loro potere d'arresto. No, non riduciamo il danno. Hai imparato le basi. Puoi Ora puoi scegliere scegliere di allenarti ancora o andare alla riunione con Miller. No, vaffanculo, va. Buona casa, Guarda. avete capito dove trovarci. Non dovete rivelare a Sembra nessuno veramente cosa un ne epilettico a pensi. camminare qua dentro. Miller sta radunando i capigruppo. Ci sarà una grande assemblea. Vedo l'ora di uscire di qua, che c'è troppa roba. Ottimizzato come il culo sto Domandare a gioco. questo pagliaccio, Alex. Aprite Scusate, i ma qua è cancelli. così. È proprio una merda. Hai sentito di Lesnitsky? Sono Di che Vadim. parli? Apri la porta Chiedi degli alle alloggi. guardie al Codice laboratorio. 44. Merda. Che ha Capito? Ora! fatto? Dai ragazzi, aprite sta porta, su! Bene, andiamo. Khan, stai tranquillo. Le tombe degli antichi re venivano riempite di tutto ciò che si pensava potesse tornargli utile nell'aldilà. Dai, prima me va. Armi, oro, carri. Sacrificavano persino mogli e schiavi affinché li servissero anche da morti. È a questo che mi fa pensare il bunker. Piantala con queste cazzate. Gli oggetti del D6 sono come quelli portati da un conquistatore nella tomba. Freddo acciaio, testrieri selvaggi e tesori incalcolabili. Ovviamente i razziatori di tombe morivano sempre in modo orribile. Uccisi da Che demoni o bello. fantasmi, dalla propria avidità. La vuoi smettere o no, Khan? Ehi, ho sentito che Lesnitsky ha combinato qualcosa. Cos'è successo? Nessuno lo sa. Lesnitsky era al laboratorio. Al turno successivo la porta era aperta e il laboratorio saccheggiato. Lesnitsky era scomparso. Merda. Allora, che c'è là dentro? Armi chimiche, forse anche altro. È tutto quello che so. Maledizione. Il colonnello mi farà passare un brutto quarto d'ora per colpa di Lesnitsky.
Mi ficcherà un attizzatoio incandescente dritto in mezzo all'anima, se ne avessi ancora una. Bene, andiamo. È vero che controlliamo il D6, ma qua giù c'è praticamente una metropoli, con tutti questi bunker, anfratti e uscite. Comunque, è la base che l'Ordine sognava di trovare. Dicono che l'Ansa sta rafforzando i posti di guardia lungo tutta la linea, specialmente quelli vicino agli imperialisti. Ehi, qualcuno sa cos'è questo casino? Perché tutte queste convocazioni? Ho sentito che i rossi si stanno mobilitando, forse anche l'Ansa. Come? Dicono che i rossi stiano mandando agenti nell'Ansa attraverso le stazioni neutrali. Stanno tramando qualcosa. Vabbè, dai. Gira voce che gli imperialisti Herman, siano alla ricerca del nostro tesoro. Portali da Miller. Li ha mandati a chiamare. Sì, signore. Dai, apri. Beh, su. Entrate. Io vi aspetto qui. Andiamo, bello. Miller, dopo che ve ne sarete andati. Bombardare i tetri è stato forse lo sbaglio più grande nella storia dell'umanità. Boh. Magari non avevano intenzione di farci del male, ma volevano solo comunicare. Forse il forte dolore e la perdita di coscienza di cui soffrivamo in loro presenza volevano solo dire che eravamo incompatibili, macchine dai circuiti diversi. Ma per qualche motivo, Artyom, tu hai dei circuiti in comune con loro. Hai un collegamento con i tetri. Sì, della gente è morta all'Expo, la tua stazione d'origine. È probabile che anche Hunter, il migliore dell'ordine, sia morto. E questo è quello che ti aveva insegnato. Se non combattiamo per sopravvivere, in questo mondo nuovo verremo divorati. È la legge dell'evoluzione. Ma dubito che le vecchie leggi valgano ancora. Vediamo. E guardalo lì, Miller. Bello. Avete qualcosa da riferire? Sì, colonnello. Fate in fretta, allora. Ho individuato un tetro superstite ai giardini. Cosa? Una di quelle cose è ancora viva? Per fortuna, sì. Per fortuna? Khan, questa è pura follia! I tetri sono la minaccia più grave che l'ordine abbia mai dovuto affrontare! Colonnello, mi dia una possibilità. Un tetro da solo non costituirà una minaccia. Artyom ha un dono. Credo che sia capace di stabilire un contatto con quella creatura. Lo lasci venire con me. Va bene. Artyom, vai con Khan ai giardini e trova il tetro. Manderò un cecchino con voi. Il migliore che abbiamo. Anna. Sì, signore. La zoccola. E perché dovremmo aver bisogno di un cecchino? Per eliminare la creatura e finire il lavoro dell'ordine. Miller non può, è un assassino. Prendetelo. Idiota, sta ripetendo lo stesso sbaglio. Abbiamo finito. Accompagnate Khan fuori di qui. Artyom, è la tua ultima possibilità di perdono per liberarti degli incubi. Io lo conosco poco, eh. Lascia perdere, Khan. Pare che si sia avvicinato troppo alla creatura e sia impazzito. Ascolta, Artyom. Completa la missione e torna subito qui. La guerra si avvicina e avrò bisogno che ogni ranger sia al proprio posto. Ora vai. Ok. Ora ti stiamo aspettando. Sbrigati, coniglio. Allora, già quella stronza lì che mi chiama coniglio non va bene. Se è vero che il tetro ti può percepire, forse puoi farlo uscire allo scoperto in modo che Anna possa colpirlo. Ma fammi un favore. Non lasciare che ti entri in testa o Anna si troverà con due bersagli. Capito? Va bene, salutami Wolverine. Ora sospettiamo che Lesnitsky fosse un agente. Sì, va bene. Ma non abbiamo ancora verificato da chi prendesse ordini. Vai pure. Non dirmi che credi a quelle stronzate sul fare pace con i tetri. Vorrei esserci stata io su quella torre per guardare il missile cadere e bruciarli nel loro nido. E io l'ho visto. Dai, coniglio. Non vorrei mica lasciare che entrino nella metro. O che ci striscino nel cervello per comandarci come animali. Forse dovremmo accoppiarci con loro. Così i nostri figli potrebbero vivere in superficie e nutrirsi di radiazioni. Te sei malata. Mai stringere la mano al diavolo. Ma sei tu che hai detto tutto. Cosa sei vestita con la plastica? Bene, salta su da bravo coniglietto. Bella pettinatura. Coniglietta di merda. Ma che cazzo vuole questo? Da fare.
Andiamo. Dai, forza. Mi sento carico. Voglio sparare. Voglio sparare. Fammi grattare l'occhio qua. Solo un anno fa ero in cima alla torre della televisione e ho visto la pioggia di missili cadere sui giardini botanici, ridurre la carne in cenere e fondere metallo e vetro. Niente e nessuno poteva essere sopravvissuto a quell'inferno. Eppure Khan ci ha trovato uno dei tetri. Ora ho il compito di rintracciarlo, eliminarlo e finire quello che ho iniziato. Andiamo a rompergli il culo. Oh, my God.